Oggi alla Camera di Commercio si parla dei richiedenti asilo, o meglio del futuro. Prefetto Saccone, cosa aspetta quindi i profughi dopo il primo inserimento? Ma la domanda fondamentale che ci poniamo tutti, in particolare i sindaci, non è solo quella di aprire, cioè l'impatto di un'apertura di un centro, ma è soprattutto cosa c'è dopo. Ma il tema è quello, è fondamentale, cioè a noi non basta accogliere, assistere, per noi è fondamentale un percorso di autonomia, è il tema di oggi. E di che cosa passa questa autonomia? Come si può garantire questa autonomia? Ma intanto con la serietà e il rigore da parte di chi gestisce e da parte di chi è accolto, in un percorso che prevede formazione in termini di conoscenze e apprendimento della lingua italiana, ma anche di valorizzare le esperienze professionali preesistenti e avviare formazione che guardi a domande, a settori del mondo del lavoro che non trovano una risposta nel mercato nazionale. In arrivo dovrebbero essere 450 profughi nelle prossime settimane, il Piemonte riuscirà ad accoglierli? Beh, intanto 450 nelle prossime settimane sarebbe assolutamente normale, perché poi invece no, c'è, come sapete, un'ondata immediata e quindi arrivano oggi, domani e già sono arrivati ieri e l'altro ieri, stiamo reggendo e noi contiamo di reggere in tutto il Piemonte. Come è accaduto in altre circostanze, c'è un momento di picco, l'importante è avere dopo quelle due settimane di tempo per eliminare punte che non sono utili, perché anche le dimensioni dei centri sono fondamentali anche per i percorsi di autonomia.